L'amicizia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza potrebbe mettere a rischio la storia d'amore del modello con Dasha Kina. Ilary Blasi durante la diretta di lunedì 12 novembre avvisa Stefano Sala: la produzione ha contattato Dasha Kina per chiedere se fosse disponibile ad un confronto. Nulla da fare, visto che la bella Dasha ha declinato l'invito, non voglio incontrarlo, avrebbe detto. Ma non è ancora tutto perso. Viene data l'ultima possibilità alla modella di poter parlare con il suo compagno, visto che Stefano è in nomination questa sera e rischia di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 2018. All'interno di una scatola c'è un telefono a cui Dasha potrebbe chiamare per parlare in diretta con Stefano. Ilary Blasi fa partire il tempo, Dasha ha 60 secondi per chiamare in diretta. Niente da fare, trascorsi 60 secondi il cellulare non suona, Dasha Mina non ha voluto alcun confronto con il compagno. A questo punto Stefano Sala ci resta male, speravo chiamasse, è la mia fidanzata. Punto Dasha Kina contro Benedetta Mazza. Punto Stefano Sala e Benedetta Mazza oramai sono sempre più vicini all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2018. I due continuano a parlare di semplice amicizia, ma a smentire le loro parole sono gli occhi di entrambi. Durante un confessionale a sbilanciarsi per la prima volta è proprio il modello che rivela: a mia figlia ci penso molto, alla mia compagna no, ci penso ben poco. Parole scioccanti quelle di Stefano Sala che lasciano presagire la fine della storia d'amore con Dasha Kina. Come reagirà la bellissima modella ucraina a queste nuove dichiarazioni del compagno? Fuori dalla casa Dasha ha rilasciato un'intervista a Chi dicendo: vedo amore dalla parte di Benedetta, che smentisce in diretta, l'amore si costruisce nel tempo. La Mazza smentisce poi di essere amica della modella, l'ho vista una volta, poi non parlo inglese, ma comprendo che possa averle dato fastidio qualcosa. Le parole di Dasha sono forti e chiare, non voglio essere usata da nessuno. La verità ti fa male, si legge nel web. La fidanzata di Stefano Sala, di certo, non sta aiutando il geffino a uscire indenne dal televoto. La bellissima Dasha Kina, seppur lontana fisicamente, segue i movimenti del suo fidanzato sempre più vicino alla bionda Benedetta Mazza. C'è già chi ha ipotizzato che tra Stefano e Benedetta ci fosse un accordo prima di entrare, come se i due stessero giocando la carta di un amore nato nella casa per poter rimanere più a lungo nel programma. Lo stesso che vale per Francesco Monte e Giulia Salemi. In tantissimi sui social hanno commentato la possibile relazione tra i due concorrenti e i commenti di Dasha al riguardo, e c'è chi non riesce a trattenersi dalla provocazione: anche se te Dasha dici che gli autori orchestrano tutto ed è solo per fare audience. Apostrofo loro non puntano una pistola alla testa obbligandoli a dormire insieme. La verità fa male, lui non ti ama come credevi, probabilmente una volta fuori verrai scaricata. Soprattutto, mi interessa di più quando mi scrivono cosa ne pensi, cosa credevi. Mi chiedo come sai come penso io. Se sei un extrasensoriale, allora dammi un appuntamento. È sempre stato interessante conoscere il mio futuro, ha risposto la fidanzata. Contro il Grande Fratello. Dasha Kina, la fidanzata di Stefano Sala, è letteralmente furiosa con il Grande Fratello VIP 2018. La modella ucraina,
Infatti, in queste ore ha reagito davvero male ad un video pubblicato sui profili social del reality show di Canale 5 in cui si intravedono il fidanzato Stefano Sala e la modella Kirby Benedetta Mazza in atteggiamenti intimi sotto le coperte. Dal breve filmato sembrerebbe che sotto le coperte Benedetta e Stefano si siano scambiati qualche tenero bacio. Vero o falso non è dato saperlo, visto che i due sono stati ben attenti a nascondersi sotto le coperte. Le immagini però hanno fatto infuriare Dasha che ha deciso di commentare il video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello con un lungo post. Dasha china contro il GF, questo è show. Ecco cosa ha scritto Dasha china sotto al video del presunto bacio tra Stefano Sala e Benedetta Mazza condiviso dal Grande Fratello VIP 2018 su tutti i profili social del programma. Questa è una provocazione, ha scritto la bellissima modella ucraina, che poi precisa, quelli che sostengono la coppia e quelli che li odiano. Capisci che ti viene mostrato ciò che vogliono che tu veda? Non è la verità. Tutto questo è show. Dasha poco dopo rispetto al commento di un utente che le faceva notare come gli atteggiamenti di Stefano Sala e Benedetta Mazza all'interno della casa del Grande Fratello sembrerebbero veri e sinceri. Qui hanno inserito parte del video estratto dal contesto più con una firma provocatoria. Il video è stato girato in modo tale che non è visibile ciò che sta realmente accadendo. La gente pensa la situazione da sé. Includere l'immaginazione di ciò che è successo lì non è una provocazione? Precisa la modella. Chissà che durante la diretta di lunedì 12 novembre 2018 del GF VIP 3 la bella Dasha non possa intervenire per dire la sua in merito alla presunta love story. Benedetta Mazza e Stefano Sala sempre più vicini. Una cosa è certa, bacio presunto o tale, Benedetta Mazza e Stefano Sala sono sempre più vicini all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2018. La scorsa settimana durante la diretta del giovedì, il modello italiano più desiderato al mondo è stato protagonista di un gesto di infinita gentilezza nei confronti della coinquilina Benedetta Mazza. Sala in fase di nomination ha volutamente deciso di cedere la sua immunità a Benedetta Mazza, tra le nominate della settimana. Una scelta che ha fatto sognare il pubblico del Grande Fratello VIP 2018 spingendo lo stesso Alfonso Signorini a sottolineare il bellissimo gesto d'amore del modello. Nessun gesto d'amore, ha precisato Stefano Sala che, durante la diretta, ha replicato dicendo di provare solo un sentimento di grande amicizia per la Mazza. Sarà vero oppure no? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.